Hola luciadore, se ammaestratori di mensole, ben ritrovati dal vostro Silver, dal re Silverius, e siamo pronti per andare a conquistare la foresta dei giganti caduti, afflosciati, ammosciati e via dicendo. Cerchiamo di fare meno casino possibile, cercheremo di raccattare l'essenziale, tipo vabbè qua non è... ammazza quanta gente che... Wow! Wow! Porca Eva! Questa dovrebbe essere una sorpresa o non me l'ero ricordato semplicemente io? Io gigioneggiavo sminchioneggiando e vaffanbrodo! Porcaccia! Bella lì! Per una moneta arrugginita. Baule più avanti, sì. Allora, facciamo una cosina... senza vergogna, non taglierò la cosa, vorrei cercare di morire il meno possibile e via dicendo. Siccome obiettivamente non so quanto sia effettivamente più difficile rispetto al, alla prima run, a questo New Game Plus, quante cose strane ci aspettino, devo imparare a menare i bauli, perché obiettivamente la nuova disposizione dei Mimic non mi è tutta entrata nel cervello e credo che cascherò più e più volte nei tranelli della memoria con la versione originale del gioco, che quella me la ricordavo abbastanza bene, e via dicendo. Sono sempre belle sorprese piacevoli che ti risollevano la giornata e fanno sì che tu debba andare a cambiarti il pannolone. Non me l'aspettavo proprio, stavo facendo la figura barbina del pronti via. Per fortuna che abbiamo un personaggio ben livellato. Allora, qui innanzitutto, ok, un colpo solo, perché mettere un mimico qua sarebbe stato veramente da figli di buona donna. Configio mana per 5, anche questa cosa è cambiata perché alla prima run comunque ce n'era una sola. E voilà, l'inutile osso del ritorno, ormai divenuto inutile per noi che siamo personcine dotate di un certo charme e soprattutto di una piuma che ci permette di ritornare a casa senza sminchiare. Questo pezzo di strada non lo rifà praticamente più nessuno. Vabbè, con due colpetti ce la possiamo cavare. Ero sicuro ce ne fosse ancora uno, ma non riuscivo a ricordarmi dove fosse. E voilà, anche la serie di attacchi spacca i culi, diciamo, per usare un termine abbastanza tecnico. Ok. Tu sei bello resistente, mio bel sarchiappone, eh. Diciamo che sei tecnicamente l'avversario più ostico di codesta zona, quindi in teoria... Wow, 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 wow! Per fortuna che con l'uppercut non ci ha preso, ero convinto di fare più danno. Non sarà una passeggiata avanzare coi Cestus. Spero di non pentirmi troppo alla svelta di questa scelta. Sì. Quindi non abbiamo attivato il dual wielding. Bene. Ok, grazie. Vediamo di andare subito ad appicciare questo falò, che non si sa mai. Perfetto. Cercherò di sedermi il meno possibile, o di sederizzarmi proprio. Per fortuna che c'hai una mira veramente spaventosa. Ok, questo necessitava di almeno 4 colpi e di qui non riesco a risalire. Beh, diciamo che gioia immensa. Allora. Grazie. Ti voglio tanto bene. Voilà. Allora, una lancia che voglio spezzare subito nei confronti della pecca dei moveset di Dark Souls 2, cosa che riprenderemo anche nella serie di vlog che stiamo facendo a riguardo, è dettata appunto dal fatto che comunque sia c'è una mostruosità di armi, perché un giorno mi ero messo a contarle, sono più di 150, e effettivamente quando uno stocco è uno stocco, è poco plausibile che due stocchi vadano per forza usati in maniera diversa. Quando ci sono meno armi te lo puoi concedere, ma altrimenti non ne vale effettivamente la pena. E soprattutto il fatto che il dual wielding aumenti comunque il parco mosse di ogni singola arma, anche perché già dobbiamo contare che ogni arma ha il suo
set base, qualche mossa speciale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che comunque sia, ecco, vedete, non c'era nessuno e poi arrivano sti minchiazzi. Guarda, puoi andare a morire allegramente laggiù. Perfetto, adoro quando morite sulla distanza. Quindi, sebbene appunto il parco mosse non sia, diciamo, eccezionale e sia criticabile, mi sembra di poter anche dire che le critiche sono comunque un filino sproporzionate rispetto all'effettivo Sì, volevo fare tutt'altro. Ecco, adesso siamo nel merdacchio. Fortuna vuole che questo attacco, a quanto pare, non sia, diciamo, posso dire, interrompibile. Si può dire? È italiano? No, chi se ne fa la sua porca figura, specialmente in quelle serate a base di pizza con gli amici. Ok, benissimo, perfetto, sarà meglio che mi levo dalle pigne altrui e cerchiamo di ritornare su. Effettivamente non ho un vero e proprio motivo per ritornare su, perché ora, essendo appunto la seconda run, tante cose le possiamo schivare, però in linea di massima sono anche curioso di vederle. Quindi, salve ciccio. Guardi, venga lei, perché se io cado di nuovo, vabbè, ma va a far culo, sono un impedito. E non avendo equilibrio potrei definirmi anche squilibrato. Venga qui. E le ricordo che necessita comunque del quarto colpetto se attaccato a girandola. Vabbè, visto che ne abbiamo un semifottio, abbiamo gemme vitale ovunque qui. Vabbè, è inutile che sto a tornare su, perché in teoria là c'è una spada che nemmeno ci serve. Però tutto quello che può esserci in giro ce l'avevamo. Ho avuto notizia, grazie a voi che partecipate sempre con i vostri messaggi, e sono molto contento anche quando mi date le dritte, che lo scudo, mi sembra che sia stato il buon King, come dico sempre, il buon King, a riferirmi che lo scudo della farfalla che invocavo dalle parti di Moglin si trova al New Game Plus 5 qualcosa. Io ricordavo diversamente, ma ammetto che possa essere tranquillamente colpa mia, della mia memoria becera. Però sono abbastanza sicuro che fosse almeno al New Game Plus, se non al primo, al secondo. Ma tant'è. Ciccia, vieni qua tu. Grazie. Piglia frandersecchio. Allora, mi devo ricordare che effettivamente il secondo attacco non è poi così efficacissimo. Diciamo, no! Porca Eva, va bene uguale. Volevo solo semplificarmi la vita, ma ho sbagliato macia. Ho sbagliato macia. Non ce ne sono più? Really? Ok. Ah, ecco, mi sembrava che ce ne fosse uno di più. Diciamo che sto prendendo ancora dimestichezza, ma tanto lo sapete. Se avete giocato entrambe le versioni, lo sapete meglio di me che non è così facile, scontato e soprattutto uguale a prima. Grazie. Pigliatela in quel posto allegramente. Vediamo un po'. Potrei fare l'esoso che dici, ce ne hai 98, cosa fai? Torni indietro a prenderne una. Ma sì, dai, che poi in futuro risparmiare 300 anime potrebbe non fare schifio. Ok, grazie. Poi torni indietro, vieni assalito le spalle e te ne penti per il resto dei tuoi giorni. Anche, fra l'altro, non so se vi è mai capitato di pentirvene anche per il resto dei giorni di qualcun altro. Allora, una cosa che non faremo è l'attraversamento di questa zona. Era qua, ok, va bene. Mea culpa, che sono stupido come una palizzata. Allora, facciamo di nuovo così. Sto provando per la prima volta in vita mia l'esperienza di giocare col menu nascosto, che compare solo mentre si gioca. Grazie. Vai così. Perfetto. E devo dire che è meno peggio di quanto pensassi. Lo credevo più difficile come concetto. No! Ah! Mi devo ricordare che a ogni cambio d'arma corrisponde il fatto
che venga azzerato il dual wielding, quindi la mossa speciale. Ah. Ok. Bello vedere che come si decide di attuare un piccolo cambiamento viene sconvolto anche proprio il modo di giocare. No, vediamo che le cose sono più o meno simili. Allora, se voglio fare una bella cosa, dato che non ho comunque intenzione per ora di sedermi al falò, potrei fare una cosa del genere. Mi scoccia sprecare una freccia avvelenata, anche perché in teoria non possiamo andare a recuperarle fino a che non ricompare il buon Gavlan. Vaffanbrodo. Però che odio sta cosa. Levarci lui dalle pigne è una cosa molto molto interessante e utile. Fra l'altro io ho fatto anche scorta di bombette e proveremo il trucco della shortcut, anche se mi sembra che l'abbiano fissato e non funzioni più. Tu qua sei più seduto. Voilà. Grazie. Ok. Allora, io dovrei averle anche già equipaggiate. No, non le ho equipaggiate. Oh, oh, oh. Very good, very nice. Non ho ancora imparato a usare i menu, eh. Non so se l'avevate notato. Non lo so, però ve lo dico io. Come vedete ho provveduto a fare anche scorta di bombette, che non si sa mai, eh. Quello che al mondo ti può capitare. Allora, una cosa che vi consiglio, tenetelo sempre ben presente quando giochicchiate a Dark Souls e simile. Vaffanbrodo. No, devo puntare più in basso. No, molto più in basso. Me la devo fare scoppiare in faccia. No, non funziona praticamente più. Benissimo. Si tende a comprare l'accetta da Melentia. Non fatelo perché tanto la trovate nella stanza qua sopra. Ok. Ammazza, ce ne vuole per scassare la porta così. Allora, vieni qua, vediamo se riesco a picchiarti così. Che la prima run non vero riuscito? Sì, benissimo. Come vedete qua è di nuovo la prima stanza in cui si ha la sensazione che il buio qui sia davvero buio. Ok, spacchiamo Calessi con le mani. Ok, come vedete c'è la famosa accetta che vi dicevo prima, quindi risparmiatevi pure 700 anime se siete alla prima run, che fanno dannatamente comodo. Ok, il tizio qua si alzerà solo dopo che avremo varcato metà della stanza. Vi sto dando tutte informazioni magari un po' più utili rispetto a quanto abbia fatto nella prima run, perché nella prima run ero distratto da altro. Non è un mimic, salvo che ci siano mimic più appisolati di altri che ci scassano le terga. Ok, benissimo, facciamo scorta di un po' di roba. Qui si trova, se non ricordo male, la benedizione divina, che come avete visto ne ho accumulate un fottio, ma ho ancora da cominciare a usarle. Perfetto. Salve signora. Allora, acquisto oggetto. Fra l'altro ho acquistato anche lo stocco di Tark, l'uomo scorpione, da Melentia, che lo vende dopo non so quale evento di preciso, lo vende una volta a Majula, quindi, ma verso la fine del gioco. Però ripeto, non so quale sia l'evento scatenante della cosa. Allora, la chiave sua assolutamente sì. Allora, un rametto profumato del passato assolutamente sì. La pietra di Pharos direi anche no, perché adesso ne abbiamo due ancora in stock dalla run precedente. Pugnali ne abbiamo 99. Recuperiamo le due bombette che abbiamo sprecato, che poi me ne pentirò perché tanto le raccattiamo in giro. Ma dobbiamo comunque spendere un po' di picci dalla gentil signora, perché dobbiamo attivare cose. Allora, queste le ho anche messe via. Allora, facciamo. Ne abbiamo già 60 di effigie umane. Vabbè. Parliamo con lei. Oh. Vabbè, effettivamente abbiamo già speso parecchio, eh. Allora, io non ricordo se l'evento che la fa tornare a Majula sia semplicemente il parlare con lei. Molti dicono combattere il boss, ma sono tornato qui anche dopo aver battuto il boss e lei era ancora qui. Va bene ragazzuoli, noi ci vediamo alla prossima e vedremo cosa riusciremo a combinare da queste parti. Ciao ciao ragazzuoli!